Ciao a tutti e a tutte. Oggi vi volevo far conoscere lui. È un piccolo uccellino che è venuto fuori da sapete dove? Una scatola delle uova. In questo periodo le maschere e le mascherine sono diventate qualcosa di necessario per affrontare questa nuova tappa che stiamo vivendo tutti insieme. Però non dobbiamo dimenticare che le mascherine che purtroppo non abbiamo potuto mettere a carnevale per la crisi coronavirus sono qualcosa di magico, eccezionale e che possiamo creare noi a casa. Vi racconto cosa mi è successo. Una mattina mi sono svegliata e mi sono detta: io amo le maschere. Le mascherine sono l'infanzia del teatro, quindi da dove è venuto il teatro. E mi sono detta: vorrei crearmi una mascherina, visto che a carnevale non le ho potuto mettere. Ho preso un po' di cose che avevo a casa, tra cui questa scatola delle uova. E guardate cosa è successo. Vedete questa parte qui? Questa parte proprio qui, appena io ho aperto la scatola, mi ha fatto vedere un becco e due occhi. Li vedete? Questa è stata una cosa magica. Tante volte gli oggetti ci trovano a noi. Noi non li troviamo, ma loro trovano noi. E quindi mi sono detta: devo ritagliare questa piccola faccina d'uccellino che mi è capitata in questa scatola e me ne devo fare una mascherina. Allora, come faremo? Prendete la scatola delle uova che avete, e non per forza deve essere di questo colore o di questa misura. L'importante è che abbia questa sezione qui a punta, triangolare, e voi andate a tagliare qui sotto. Lo facciamo velocemente noi. Ovviamente chiedete aiuto ad un adulto, se siete piccolini, e vedrete che creare questa piccola mascherina è qualcosa di molto molto veloce. Vedete? Già sta venendo fuori. Ed è stato, a quanto dire, magico, perché non me lo aspettavo sinceramente di trovare un uccellino nella scatola delle uova. Vedete, abbiamo già la nostra mascherina. Ora cosa dovremmo fare? Possiamo fare diverse cose. Possiamo tagliare questa sezione qui, oppure la possiamo lasciare. Io l'ho lasciata, sì? Ho tolto un pochettino le punte. E poi ho fatto due buchi qua dietro, per giustamente creare i buchi per poterci vedere. A me è dispiaciuto molto questa cosa che non abbiamo potuto mettere le maschere. Voi dovete sapere che qui in Italia le maschere della Commedia dell'Arte sono proprio la prima creazione teatrale che ha avuto questo paese, e l'Italia viene conosciuta in tutto il mondo per Arlecchino, Pantalone, Pulcinella. Quindi le maschere sono una tradizione di teatro qui in Italia. Guardate, ecco, gli occhi. Cosa ci resta fare? Dobbiamo, con della tempera, dipingere il beccuccio. E poi io ho utilizzato queste qui, che sono delle pitture che hanno un beccuccio speciale, per cui io posso andare a creare. Ora farò con voi soltanto gli occhi li evidenzio come voglio. Se non avete questi a beccuccio, potete perfettamente utilizzare pennarelli, pennelli con della tempera, non importa, l'importante è che vi divertite e pensate quale animaletto volete creare. Io ho creato lui. Poi, quando asciuga, non resta altro che incollare questo stecchino con della colla vinilica. Ed ecco qua la vostra mascherina, per creare una bellissima storia. Con il cartone rimanente potete fare delle piccole mascherine. Queste sono tipo occhialini per andare sott'acqua, quindi possiamo far finta di tuffarci
a mare con questi bellissimi occhialini. Possono venire fuori tante bellissime cose con soltanto una scatola e dei colori. Vi mando un bacio e facciamo tante belle mascherine in questo periodo dove purtroppo le mascherine sono importanti, necessarie, ma non dobbiamo dimenticare che con le mascherine ci possiamo pure divertire. Ciao ciao!